Vabbè dai, benvenuti in questa nuova passata, questa nuova parte di Dragon Ball Z da Musica di Sonda, come è Stefano. Ciao. Lui ha da dire delle cose su... visto che è uscito già il gioco di Soldier Soul di Sensei Yang. Sì, perché... cioè, comunque ho visto già... cioè, io adesso lo devo ancora prendere, ma a giorni lo prendo comunque. Ho visto già dei video, comunque... vabbè, a parte gli Spectre, che è inutile parlarne, che mi viene solo nervoso, però... sulla saga di Asgard non hanno messo, cioè, a parte gli scontri dei Bronze Saint con i God Warrior, che quelli ci sono ovviamente, però come scontri extra belli potevano mettere anche Aldebaran contro Sid e non l'hanno messo, e però perlomeno hanno messo Siegfried contro Sorrento, almeno quello l'hanno messo, però e quindi è carino, diciamo, cioè ci sono le scenette comunque animate un po', animate per modo di dire, comunque non sono solo facce con le scritte, ecco. E poi per adesso ho visto un po' di video così, saga 12 case, saga Asgard, nelle 12 case c'è sempre la cosa di Marin, Astaril contro l'armatura di Gemini, quella è una cosa bella, e poi vabbè Asgard è uguale penso da quello che più o meno ho visto, stesse frasi dell'anime identico, con soltanto la battaglia di Siegfried in più rispetto a quella dei Bronze Saint e non quella di Aldebaran. Peccato, sicuramente se si fa Aldebaran contro Sid nel versus si dicono tanto che mi parla, io intanto gioco ragazzi. Si dicono una frase sicuramente nel versus ad hoc, non è che però potevano metterla di storia come battaglia. Vabbè, direi Asgard un po' distinto con me. No, vabbè, la saga di Asgard, così come le altre saghe per le battaglie che ci sono fatte bene, perché vabbè, c'è la scenetta prima, comunque più o meno grosso modo animato, usando i modelli del gioco, così eccetera, e poi durante lo scontro si vedono sotto i dialoghi esattamente uguali a quelli dell'anime, dato che però lo scontro, cioè, ce n'è di più comunque, ci sono delle linee di testa anche interessanti, a volte, non sempre, in più, diciamo. E questo è una delle poche attrattive a questo punto, perché non avendo messo nemmeno i personaggi, cioè, neanche, non solo non ci sono gli Spectre, che già quelli dovrebbero esserci in assoluto, perché sono anche di alto livello. Vabbè, quella lì è sempre la cosa che ci darà più fastidio. Sì, quella lì non so come non facciano a capire, però non c'è nemmeno Tetis, che per quanto rispetto a quegli Spectre che dicevo io è molto più debole, però è un personaggio comunque importante nella saga di Poseidon, fa da alcune combatte con Shaina, comunque a fare il testo, cioè... Aspetta, Tetis è la sirena? Sì. Ah, ok. E poi non so, vabbè, c'è anche l'armatura di Athena. Sì, vabbè, certo, quella che vende in Soldiers, ci sono anche le God Clock degli altri Bronze oltre a Seiya, però non... cioè, con anche gli attacchi finali sono belli, tutto, però non... cioè, non, è poco per giustificare il nuovo gioco, cioè, se non ci sono tanto quelli di Asgard in più, e poi i personaggi sono più o meno sempre gli stessi, però... Vabbè, l'unica cosa allora, beh, le cose sono animate tipo come in Sensei Yang Hades e Sensei Yang. Sì. E non come in Brave Soldiers che era solo in marina. No, quelle lì no, l'ho messo allora l'hanno che... migliorato. Diciamo che l'hanno migliorato, solo che è sprecato, cioè non vedere tipo Luna e Farao che sono bellissimi, vedere le loro anime tipo il tribunale. E quando vedremo quello definitivo ci vorrà la PlayStation 5. No, vabbè, anche sulla 4, però solo 4, cioè magari uno degli ultimi della 4, forse, però comunque, cioè, è veramente ridicolo, cioè, sarebbe stato bellissimo vedere Luna e Farao con le loro ambientazioni, con le scenette, cioè, che schifo, veramente. Ma perché non è colpa loro, non hanno un budget molto alto, cioè, non è che... cioè, loro per Xenoverse hanno avuto molto più budget, e comunque Xenoverse non si basa sul numero di personaggi, ma sul personaggio creato, le missioni, le cose, però comunque Xenoverse sono sicuramente di più, eccetera. I giochi di Sensei sono tutti fatti con quegli avanti. Ma in Sensei perché Dragon Ball ormai sono tutte sempre belle. Molto più Sensei non ha tanti fan. Sì, ne ha, ma non come Dragon Ball. Infatti.
Sì, ma nessun gioco di Sensei potrà mai avere la stessa cura. Sono carini, però si vede che sono fatti un po' più avanti, cioè si portano avanti aggiungendo quei qualche personaggino e cercando di Poi non giustificarli. so, One Piece tu l'hai giocato, hai già giocato? No, prima di World 3 ancora no, devo prima finire che riuscire, Ah, quindi ok, sempre va bene. perché poi, cioè, ogni giorno un po' registro per tanto di certo, un po' gioco a Tensor Age 2, che è molto bello. Quello lì secondo me come Musou si sta benissimo ed è fatto bene proprio anche, cioè è un gioco che vabbè, è ovvio che se uno è appassionato di Tenshiro, cioè se uno non è appassionato di Tenshiro magari non gli può piacere più di tanto, Ma tu però c'hai solo il 2 c'è anche l'uno ma non l'ho mai giocato. Poi o l'1? l'uno Ma alla l'1 è fine di che aveva, anno non mi ricordo, 2009, non lo so, te lo è? Ecco dico. perché non lo riesco più a trovare. No, aspetta, te lo dico che lo prendo, ce l'ho qua. C'è scritto di solito dietro corpo Sì, c'è 90, da scritto. quando è nato fino all'anno che è Sì, venuto. vabbè, sì, a parte l'anime, no. No, 2010. 2010. Ah, ok, allora tanto è ancora fattibile da rintracciare. Boh, non lo so, io l'ho preso ai tempi, ma se mi sbatto lo ritrovo ancora adesso. Però nel senso, l'uno non ci ho mai giocato perché è solo prima serie e pochi personaggi. In Kenshiro anche lì, io come con Hades, con gli Spectre, così, io voglio approfondimento nella seconda serie, perché tutti si basano sempre sulla prima. Rao, Tokyo, Cioè, ok, se tutto io dovessi figo, ma... giocarlo adesso, ancora... cioè, io non mi ricordo più niente della cartone animato, perché sono Ecco, tanti anni che non lo vedo più. ma no, io sai cosa fa, neanche io, ma io l'anime non l'ho manco visto bene, ho visto il manga più che altro, ho Vabbè, letto il forse manga, ma non mi perché tu ricordavo tanto. l'avrai letto ai tempi che lo fecero e te lo sei ricordato, lo saprai in memoria. Ma il manga l'ho letto nell'edizione precedente, l'avevo letto, non mi ricordavo poco, l'anime ho piccolo, ho visto Cioè, qualche io l'avevo cosa, ma non visto mi ricordo. tipo da piccolino. Inizio anni 2000, che tipo di piccolo. Sì, ma non mi ricordo niente Quando io. il Più che cartone altro c'è degli perché. anni 80. Sì, ma adesso io lo sto riscoprendo facendo una cosa molto semplice. Io gioco il gioco Cioè non è e. che non mi piaceva tanto perché era tanto violento, perché se me lo ricordo poco. Sulle arti marziali, poi avrà Sì, però violenza era bello, assassino. erano belle le tecniche di stile. Sì, ma io dico, io me lo sto riscoprendo in questo modo, cioè il gioco è fedele al manga già di per sé, quindi già giocando il gioco Tensor Age 2 già capisci tutta la storia bene. Ma io per avere ancora un'esperienza molto bella che mi è piaciuta molto, sto facendo praticamente quando vado avanti nella storia, non nelle battaglie extra, eccetera, eccetera, ma nella storia principale, io leggo i corrispettivi capitoli del manga, che c'ho tutta l'ultima edizione, quella della Planet Manga, quella che usciva anche in edicola. Sì. Leggo tutti i capitoli corrispondenti al pezzo di storia che devo fare, e poi lo faccio anche nel gioco, e così vedo le differenze, le somiglianze. Devo dire che i dialoghi sono identici. Quasi tutte le scene sono riprodotte bene, tranne alcuni dei personaggi minori che sono sostituiti nel gioco da sgherri casuali, ovviamente, perché è ovvio Cioè vabbè, che io mi non ricordo solo possono. di principale quello lì che era sempre il suo acerrimo rivale. Sì, vabbè, Raul, Raoul, penso, mi sembra. sì, Raoul mi Raul. sembra. Sì, Poi vabbè allora, che hanno fatto anche i esatto. film di quelli lì. Che Sì, esatto, no, ma io erano quelli usciti che avevo anche in visto. DVD, mi sembra, nel Ma sì, ma non l'ho mai visto quelli, però ho preso il manga di quelle cose lì, quindi fammi leggere quelli. Però io sto seguendo la storia nel manga e nel gioco. Però di Ken, anche lì, come in Senseiya, che in Senseiya si fissano sempre su queste cavolo di 12 case per i Cavalieri d'Oro. Sì, E è in per quello che Senseiya. nessuno vuole più giocare. Ma sì, ma si fissano su quello mentre dovrebbero puntare molto di più alle saghe di Asgard, di Poseidon, di Vabbè, Hades, Asgard eccetera. l'hanno pensata bene, solo quella di Hades sono pensata meglio. Esatto, no, le altre sono fatte comunque bene, vabbè. Invece in Kenshiro c'è la stessa cosa sulla prima serie, cioè si pensa sempre a Rao, insomma, Toki, a quelli di E Nanto, io cioè, non mi però ricordo quante stagioni fecero c'è anche la seconda serie dove ci sono nuovi nemici, eccetera, eccetera. Ecco, la seconda serie secondo me dovrebbe essere più approfondita. Io, guardato che la prima l'ho finita nel gioco e nel manga, sto appena faccio tutta la modalità extra della prima, inizio la storia principale della seconda e vedrò se ci sono approfondimenti, e tramite la modalità extra secondo me ci saranno approfondimenti belli che servono, perché la seconda serie è come Hades, nel senso ci sono nemici fortissimi come gli Spectre, che cioè sarebbero forti come i precedenti nemici, come i Cavalieri d'Oro, come quelli di Asgard, come quelli di Poseidon, ma vengono, cioè hanno poco approfondimento, sono fatti velocemente tagliati fuori, no? Oh, E la seconda finalmente. serie
e la seconda serie di Hokuto no Ken è la stessa cosa. Cioè, ci sono personaggi che sono forti come Rao, come però si vedono meno, fanno poco, cioè. E quindi il gioco è l'occasione di rivalutarli. E dato che quel gioco è fatto molto meglio di quelli di Sensei, nel senso che dà spessore ai personaggi, sono sicuro che farà vedere delle cose interessanti. Quindi lo sto seguendo con attenzione per quel motivo, leggendo il manga in parallelo, così ripasso anche la storia. Ma tanto il gioco, se tu ti compri il secondo, Ken's Rage 2, non ti serve guardare. Ma io penso di avere anche il primo. Ma il primo è con pochi personaggi, non... Vabbè, lo so, però preferisco giocare tutti. No, io ho giocato direttamente il secondo, che è il pass dall'inizio, ovviamente. Lo so, beh, stessa cosa senza io, a parte sempre dall'inizio anche del culo, però è meglio per gli tutti. Sì, ma io li ho, però ho giocato soltanto il secondo, perché mi tirava già di più, tanto a me interessa. Tipo come adesso, chi non ha preso One Piece, fai da tuo, uno adesso puoi fare prendendo il 3, perché c'è tutta la saga. Sì. Però uno preferisce averli tutti. Sì, infatti, quello sì, ma io averli li ho magari, solo che giocare poi gioco fatto il migliore di solito, perché cioè, è come dicevi su Sensei. Sì, cioè, che a noi sempre fare le stesse saghe. Ma sì, ma quello il primo di Ken, ci sono solo 6 personaggi, cioè sinceramente non. Invece in questo fatto. Beh, scusa un attimo, molto... allora tutti i giochi di Dragon Ball che riguardano sempre la stessa serie, cosa dovrebbero fare? Sì, vabbè, lo so, ma in quello lì già mi trovo meglio, diciamo, perché alla fine è semplice, i dialoghi non sono tanti, cioè invece Ken c'era molto da leggere, molto da, cioè, sono parecchie scenette, cioè, praticamente il gioco, quel gioco lì ripercorre bene tutto il manga, si vedono le stesse scene rianimate, cioè, fatto bene comunque. Io intanto cioè... qui sto spazzando via tutti, se hai visto, ma sì, solo che battere Cell Majin con Gohan, quello lì che era indebolito rispetto a quello del Cell Game, non è tanto semplice, comunque. No, questo qua è quello grande. Sì. Solo che quello lì è non si era più allenato ed è più debole di quando ha fatto il suo game. Ah sì sì. Sì, perché l'aveva detto durante il torneo quando c'è. Sì, sì, infatti. Sì. Ma comunque. Comunque se tu volessi ripassare la serie di Hokuto no Ken. Io non so quanti episodi di leggere... sono. Sono tanti, ma è brutta, sono vecchia, 120, no? Ti consiglio... no. Sì, ti consiglio il gioco, che è oppure First of the North Star Ken's Rage 2, te lo consiglio che... Sì, ma io voglio prendere tutti i due, solo che il secondo costa ancora tanto. Vabbè, magari io ti direi di prendere solo il secondo e aspettare un po' che scenda, e te lo prendi e ti giochi quello e ti passi la serie. Beh, allora faccio... il primo penso che sia già sceso tantissimo. Ma no, il primo trovi a 15 euro, non è nemmeno. Sì, il primo lo troverei a 10 euro. Ma sì, esatto. Però più che altro che Gento, meglio World non penso ci abbiano già più. Vabbè, su eBay lo trovi, comunque da GameStop l'ho visto qualche volta, sì. Anche io ho visto solo il 2 però. Sì, no, io ho anche il primo, semplicemente. Perché ma nel non, senso io ho visto sia il primo che il secondo. Sì, lo so, ma lì ma ci sono. Solo che non, io ho giocato direttamente il secondo perché cioè, non aveva senso secondo me. Però magari ci sono delle cose interessanti anche nel primo. No, magari, che altro... Sì, è stato inutile fare solo la saga del santuario. Perché già l'avevi già fatto nel PlayStation 2. Poteva accettarlo se poi il 6 non ce la metteva più e faceva le fare tutto scrive solo, allora sì. Però cioè quello lì il Sanctuary Battle è bello, cioè io avrei voluto sì, però è sempre la stessa cosa del primo, del quello della PlayStation 2 uguale sempre. No, perché è un Musou rispetto a quello, cioè non è un picchiaduro, è un gioco d'azione. Sì, cioè... però c'è. Lo so che c'è la cosa prima dei film. Gli scagnozzi, c'è anche nella PlayStation 2 quello dei scagnozzi. Sì, però a dire, questo è molto più focalizzato su quello e i nemici non si affrontano a picchiaduro come nella PlayStation 2, si affrontano come dei boss di giochi d'azione e quindi è un po' diverso come concezione e se avessero fatto le saghe successive così io avrei apprezzato. Però mi piace anche il picchiaduro ai incontri normali, okay. Però devono metterci i personaggi, però c'è poco da fare. Oh, finalmente è arrivato Majin Buu, è arrivato Majin Buu, la versione facciotta. Sì, eccolo lì, sì. Sì, che è quella più divertente, diciamo. Sì. Che qua già lo uccide, già uccide Babu.
Sì, un po'. Sì, perché qui lo mettono un oltre, po' cioè. così, cioè. Ma no, ma perché non è precisamente la storia, cioè qua Sì, fa questo qua è succedere solo un quello che va. giochino così per me. Sì. Infatti qua abbiamo già Majin Vegeto, bello. È diventato Majin normale, mi introduca normale. C'è ancora Cell e Freezer. Beh, continuiamo a dire cosa stavamo dicendo. No, sì, dicevo che a me piaceva la formula, diciamo, del Mugou anche per Sì. Senseiya, fatta così, però se avessero continuato...